Inaugurato questa mattina nel quartiere di Sant'Orso, il murales realizzato dall'artista italo-americano, ma di origini fanesi, Smog One, che rende bella e colorata la piazzetta del quartiere. Dopo quello realizzato dagli studenti nella passeggiata dell'Isipo, un altro murales va a colorare la città, rendendola sempre più creativa ed accattivante agli occhi dei più giovani, proprio in un quartiere che si sta trasformando in favore dei più piccoli e di una vivibilità più urbana. Infatti, questa esigenza di colorare pareti di anonimo cemento è proprio partita dai più piccoli. Si abbellisce questo spazio molto partecipato, che è il cuore di Sant'Orso, è un percorso che cammina anche di riqualificazione degli spazi della nostra città. È una città creativa, è una città a misura di bambine e di bambine, anche in questo caso, come dicevo prima, andando esaudendo un desiderio, un input dei bambini, lo stiamo dimostrando, quindi soddisfazione e Fano per una Fano sempre più creativa. Ad affiancare Smog One nel suo lavoro, durato circa 3 giorni, l'artista fanese Nash, assente giustificato questa mattina per motivi di lavoro, che ha già in agenda, in accordo con l'amministrazione comunale, un altro murales da realizzare prossimamente insieme ai ragazzi del quartiere, nella parete dello spogliatoio del campo di calcio Filippo Montesi, sempre a Sant'Orso. Lo stesso Nash, inoltre, si è reso disponibile a realizzare altri interventi, sempre nella piazzetta di Sant'Orso, adiacenti a quelle presentate oggi, cercando di trasmettere ai ragazzi il valore e l'importanza della street art, che può essere fonte di abbellimento per la città.